Bentrovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Cassette Beasts. Nello scorso video ho incontrato questo cagnolino Barkley, che è diventato nostro amico e anche lui può trasformarsi in un mostro grazie al mangiacassette che ha con sé, che era plausibilmente del suo umano, di cui purtroppo abbiamo trovato solo i resti in una caverna. Probabilmente è stato divorato da Averewar, che abbiamo sconfitto proprio insieme a Barkley. In questo video invece, come da titolo, due capitani. Abbiamo il capitano Cody. Ah, è tornata lei! Eccola, è tornata! Abbiamo il capitano Cody e c'è anche la vetta di Monte Wirral. Sì, c'è una specie di faro che in realtà è una stazione ferroviaria, ma la faremo magari nel prossimo episodio. Mentre questo, capitano Cody. Conosci capitano Cody, quello che si lamenta sempre di non avere una internet su Monte Wirral? Allora, forse dovrei scalare la montagna e scoprire finalmente cosa hanno di così speciale queste internet. E anche la capitana Gladiola. Vabbè, questo lo leggiamo dopo. Ora, vediamo un po' come possiamo arrivare velocemente su... per forza qua alla stazione di Cerricross. Arrivare sulla vetta sembra un lavoro piuttosto facile, ma in realtà non lo è. Vediamo un po' se riesco ad arrivarci qui. Eccolo qua, perfetto. Però non posso andare più avanti. Boato sonico, bello, comunque sia. Già ce l'abbiamo. Più che altro con sirenata, ma... alla fine. O dici bella. Questo muro può essere attraversato grazie all'abilità palla di rampicanti. Per raggiungere quella sporgenza... sì, eccolo. Bene. E anche qua si può volare invece. Ah no, qua c'è un altro pulsante. Sì, per volare, un'altra leva effettivamente. Eccola qui. E questo ci alza probabilmente quella leva lì sotto. Ci alza, ecco qua, l'ascensore. E opla. Ehi, quanto è sceso. Ehi, stai buono. Ah, ma qui sotto che c'era? Aspetta, non l'ho controllato, dai. Ah, ma è chiuso? Ah, eccomi qua. E oppa la 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 la. Sali. Ok, non fare giochetti strani. E tu, ah, tu vuoi affrontarci? Bene, il cane è rimasto lì sotto, poverino. Credi di battermi? Stai fresco. Lui ha ghiaccio e soia, un mostro nuovo. El Furioso invece è una rimasterizzazione di Introvelfo. Io l'ho fatto rimasterizzare in Adirampus, però c'è anche El Furioso, che è molto bello. Cioè, davvero, eh. Io ti voglio bene, ma... mamma mia, bomba proprio, non se ne parla. Mi hai freddato. Non dire queste cose, però. Non sono carine da leggere né da dire. Aiuto, c'è ghiaccio e soglie qui che mi ha visto e mi vuole torturare con le sue cesoie di ghiaccio. Oh, ragazzi, calma. L'avete visto anche voi? Attenzione. Ho scomparso. L'ombra c'è una bassissima probabilità di affrontarla, ma se la affrontate riceverete un nastro per catturare i mostri, che cattura il mostro al 100%. Cavolo, quello è utilissimo. Però dovete vincere ed è molto forte. Quindi se lo affrontate. Wow, è davvero tanta roba. Ah, qui dentro che c'era? Ah, sì, bene, facciamoci un po' pure sto pezzettino, va. Eccolo qua, questo ci porta in cima al monte di Nuova Wirral. Questa la prendo giusto per avere un punto di trasporto rapido, così posso viaggiarci quando voglio. Stazione di Heislington. Ci sono i mostri qui dentro, sì. Riff Metal, bello. Purtroppo ci sono i mostri. E vedo che cosa c'era qui. No. Cosa? Pante esatta. Mamma mia. Livello 50, ma tu sei pazzo. No, non riesco ad affrontarla. Questa ci perdo. Non ho neanche la fusione pronta. Quella ci perdo. Ma comunque, ecco il capitano Cody. Possiamo affrontarlo. Hai fatto un sacco di strada per vedermi, eh. Mi chiamano Cody, perché ero un programmatore. Cioè, una volta craccavo codici.
Se sei abbastanza sveglio si può calcare qualsiasi cosa nello spazio di informazione, siti web, videogiochi, server governativi, e tutte queste cose che ha menzionato non sono legali. Quest'ultima cosa mi ha messo nei guai. Ma qui su Nova Viral non abbiamo internet. Ironico, vero? L'unica cosa che posso piratare sono queste cassette di mostri. A quanto pare mi riesce piuttosto bene, ecco perché sono un Capitano Ranger. Dai, scommetto che non vedo l'ora di vedere le mie cassette di mostri modificate. Vuoi accettare le mie sfide di Capitano Ranger o no? Quindi lui ha solo bootleg, mi stai dicendo. Spero che tu sia pronto per un testa a testa con un maestro del combattimento. Mi piace, Cody. Hacker di cassette. Oh, a glitter! E Apocorvo Lisse di vetro. Apocorvo Lisse di vetro è interessante. Ok. Ok, faccio... No. Ok, ho fatto fila per sbaglio. No. Devo un attimino stare... Oh, no, mi ha messo il glitter. Vabbè, non è un problema. Non è un problema. Sono tranquillo comunque. Sì, lo so. Purtroppo l'attacco elementale, se colpisce il vetro, sono cavoli. Infatti... Stella cadente su Cody ancora, che è diventato astrale. E Zefiro su Apocorvo Lisse. E dai, ma perché fai bomba di glitter? Ma ti piace, proprio quando ti piace il glitter? Vai, vai in risonanza. E uno. Ma finisco prima io, finisco, amico mio. Mi dispiace, finisco prima io. Tu invece sei proprio di vetro. Dai, fendente a silicio. Non mi piace, no? Proprio. Vabbè, dai. DOS. Sì, fai Zefiro. Tanto mi... Ma finisce la copertura. Mi è finita. Dopo questo è finita, amico mio. Mi dispiace. Allora, mi curo. Perché quell'attacco mi ha fatto male, silicio, eh. Ok. E Zefiro. Sopo Corvo Lisse, e così si spacca in mille pezzi. Ok, mi ha fatto molto di meno, mi ha fatto. È andato. Ok, andiamo con 7 meraviglie e... Grimorio. Così anche va KO, però gli rimane comunque sia il debuff. Grimorio gli riduce la difesa a distanza. Per 3 turni. Vai. Effetto casuale. Ah, Berserk. Non male, mi ha obbligato a usare il 100% della mia potenza. E chi mandi ora? Wow. Fa paura, eh. Gli faccio Zefiro perché lo spengo, in teoria. Non l'ho spento. Certo, perché è vento ora, non è fuoco. Ovvio. Però gli ho fatto male, il che è un bene. Uragano per finirlo proprio, dai. Bene, è diventato giorno. Ma facile lui, dai. Pensavo peggio. Mi sa che avere mostri bootleg si è rivelato una condanna per lui e non una benedizione. Ma ho fatto bene a mettere Roboros a Barclay. Cosa? Come ho fatto a perdere? Cioè, ho fatto apposta a perdere. Dopotutto era solo un test per te. E ce l'hai fatta! Complimenti, o quel che è. Non mi sembra molto convinto. Lui era l'ultimo da affrontare allora. Ma non importa, come li affronti. Non pensare di aver vinto sul serio, capito? Se mi impegnassi al massimo non avresti alcuna possibilità. Dillo alla mamma e dillo all'avvocato, che vuoi da me? Ora invece la capitana Gladiola o Gladiola, vediamo un po'. Ho sentito che il giro di ronda della Capitana Gladiola la porta attraverso il cimitero ovest di Harbour Town. Dove pensi che vada? Ovest di Harbour Town. Oh, relazione con Barclay livello 2, perché mi ha leccato la mano. Chissà se servirà la fusione contro Gladiola o Gladiola. Poi ce lo dirà lei come si chiama. Perché poi fa I'm Gladiola. Tipo una cosa del genere, non lo so. Le terre morte. Sì, qua c'è un altro amico nostro qui. Qua c'è un altro arcangelo da ste parti, ma non è qui. Allora, qui dentro però c'è una cosa che bisogna assolutamente fare. È molto importante, non ve lo nego.
Ferrichele è molto forte, vi consiglio di prenderlo se potete. È un mostro molto forte che si rivelerà molto utile. Quello ha deciso di sparsi a quanto pare. Eccolo qua. Allora, questo vuole un magnete, vuole. E dove glielo trovo il magnete? Qua. Sì, fatta. La sua rimasterizzazione è forte, ma non l'ho mai usato, il che è molto allettante l'idea. Le ferricare sono state scoperte solo di recente a Nova Virrel, dato che abitano in reti di caverne sotterranee che si addentrano in profondità. Si adornano con antiche maschere mortuarie che disseppelliscono dai sepolcri di antiche civiltà. Difesa a mischia 100, attacco in mischia 140, PV max 90, attacco a distanza 90, difesa a distanza 140 e velocità 140. Vi lascio immaginare cosa diventa una volta rimasterizzato. Ok, quello volevo arrivare, perfetto. Allora, cerchiamo di non attirare troppo l'attenzione. Buttiamoci! Oh, chissà dove saremo mai. Oh, sì. Perché ho premuto R per sbaglio? Allora. Questo è, sembra un ferrichele. Ma in realtà è Aurichela. Non è un ferrichela. È la remasterizzazione di Ferrichela. Ed è forte da far schifo. Di fondo, così c'è anche la lirica di Like Chimeras. Tra l'altro che figo lui. Allora, muro di metallo per ingranario, buono. Muro elementale per bombomba. Anni canini per sabbia a tempo. Materiale fuso. Ah, buono. Buono. Quello serve, eh. Beh, in effetti si serve se vogliamo arrivare qua sopra. Ripeto, è molto importante. Ah, questo non è ancora aperto. Ah, ecco perché ora si apre. Mi sembrava strano, in effetti. Eccolo qui, allora, questo è molto molto importante. Oh, Grimorio. Ma dove stava questo? Grimorio è utile per far rimasterizzare un mostro, se non sbaglio. E non più di uno. Ora voi direte, ah che bello, c'è un mostro strano qui, sarà difficile catturarlo perché era nascosto bene. E scappa. E Bau è. La prima volta che lo incontriamo scappa al 100%. Poi gli abitanti di Nova Virrel iniziano a dirci: ma lo sai che è stato avvistato questo mostro qui in questa zona? Perché non vai a dare una controllata? Tu ci vai e scopri che è lui. E puoi provare a catturarlo. O a registrarlo, che è più corretto. È molto difficile. È un mostro molto difficile da prendere. Quindi impegnatevi e ce la farete. Ancora succhiaterra, ma basta, ma non li sopporto più succhiaterra. Allora, la capitana dovrebbe stare in mare, se non sbaglio. La capitana dovrebbe stare in mare, se non ricordo male, ma oddio, proprio in mare no, però su quest'isola qui. Ok, fatto. Ush! Troviamo ultimo respiro. Wow! Beh, non male come mossa, eh. Proviamo qui. Ehi. Ok. E saliamo. Ecco, facciamo prima così, eh. Fare una presa in giro quasi. Sei molto lontano da casa, non è vero? Non parlo di Arbor Town, ovviamente. Parlo della tua vera casa. I am Gladiola. Gladiola. Io sono Gladiola, sono una fedele capitana dei Ranger di Yante.
Che cosa fai per i Ranger? Ma che te frega, scusami. Che domande facciamo pure noi? Gran parte di questo purgatorio in cui siamo intrappolati ci è sconosciuto. In questo mondo le ombre hanno gli artigli. Il mio compito è sfoderare gli artigli a mia volta. Ok. Di un po'. Sei qui per la mia sfida di Capitano Ranger? Se ti senti in grado di affrontare le mie lame, sei il benvenuto. Yes. Speriamo che non ti tagli quel bel faccino. Ma scusami, non me lo tagliare. È compito tuo non tagliarmelo. Oddio, abbiamo David Bowie lì a fianco. Chi era? Tutta faccia pitturata di qua. 44. Beh, sei più debole di Cody. Scusami, però dico di livello. Di livello solamente. Non sia mai. Iniziamo con lo sputo, vai. E con un bello Zefirello. Aioi. Più che altro voglio andare con lo sputo perché posso fare dopo 7 meraviglie. Eccolo qua. E mandare via Gladiola sarebbe la cosa migliore. Però ho mancato. Ah, perché ha schivata. Non mi missare. Non mi missare le 7 meraviglie, Tato, eh. Sì, abbiamo capito. Pure lui ci ha schivato. E allora. Non va bene. Oh, critico, grande! Non ti spaventare, non ti spaventare! Grande. Non ti spaventare. Bravo. Ok. Certo che tra precisione e tutto il resto è uno schifio totale, eh. Lascia che te lo dica. Zefiro, sempre su Gladiola. Vai. Oh no, multicolpo! Ok, non è granché, però lui fa pim pum pam. Vabbè, sì, proprio per l'ultimo turno. Ho capito che manchi e ti fai male, però non mancarla allora. Che dici? Ti prendo a schiaffi. Ok. Dai, oh. Eccola là, avanti. Mo non la becco sicuro. Te pareva, l'ho detto, ovvio. Così va, è ovvio, dai. Dai, Barkley. Grande Barkley. Lo senti, il lupo mi ha già scocciato, eh. Prima se ne va e meglio è. E allora sei un idiota, eh. Lascia che te lo dica. Non mi taglierei fuori tanto facilmente. Oh cavolo. Riproviamoci con le 7 meraviglie. Forse potrei mandare via Lupo Menaro prima. Sono abbattuto perché ci sta facendo un male boia. E Lupo Menaro ora ci manda a casetta, vero? Con Barkley. Sì, Aeroboros, ciao. Oddio Barkley, che dolore. Ok, preso. Guarda, sta battaglia è forse la peggiore di tutte. Senza proprio se e senza ma. Precisione, schivata. Oh! E basta? Oh, allora. Riprendiamo in mano il tutto. Allora. Pestaggio, oh, mi piace pestaggio.
e fuoco rapido su sul lupo Menaro, che comunque sia potrebbe schivarlo, e lo schiva. Questo è tosta proprio, eh. Ci sarebbero dei mostri adatti a questa lotta. Però. Ottimo. Riavvolgo entrambi e provo a resistere all'assalto. Se non resisto all'assalto, mi sa che ci saluta o Barclay o Link, perché la salute è quello che è. Allora, Barclay rimane sicuro. Oi, Link. C'è rimasto solo Bombomba. Oh, tu te ne vai. Ma quanto è difficile questa, vedi? Io ho detto, il livello più basso sarà più facile. No, è peggio. È peggio davvero. Mamma mia. E il fatto è che loro schivano. È Orlo Scabro. Ho capito, però, amico mio. E dai. Eccola là. Peperino e... in fiamma. Mannaggia. E dai. Grazie, però mi sa che la perdo. Non ho più cure. È persa. Se la becco è vinta. Sì! Mamma mia. Impressive. Sul filo del rasoio, ma per davvero. Ma per davvero. Oh, cielo. Notevole, a culo, eh. Non credevo che potessi farcela, ma sei più in gamba di quanto sembri. La tua vittoria è meritata. Se la fortuna vuol dire meritarsi la vittoria. Mancano 3 capitani e me ne ricordo solo uno in realtà di quelli che bisogna ancora affrontare. Che strano. È tempo che io riprenda la mia missione. Ho giurato di mantenere il segreto sulla natura delle mie indagini, ovviamente. Non prenderla sul personale. Guarda, mi sta bene che ho vinto. Finiamola qui per oggi e evito di fare altro danno. Quest'ultima lotta contro Gladiola è stata tremenda, ma vi ringrazio comunque per aver visto il video. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Nel prossimo episodio penso che andrò a fare uno degli arcangeli, perché è un po' che mi mancano gli arcangeli, anche se non è vero. Ma comunque ci vediamo al prossimo video. Ciao!